se sottraggo attività al mercato. Quindi la convenzione o l'accordo deve prevedere uno scambio di forze a costo zero. Il costo è soltanto l'utilizzo della forza lavoro. Ma non posso dire, come capisco bene io, che sarebbe bene fare in alcuni casi, al Dipartimento di Ingegneria affido quella progettazione. No, perché propone il ricorso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e vince il ricorso innanzi al TAR. Perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto non lo potete fare. Noi continuiamo a farlo, noi continuiamo a fare tante cose, in barba all'Unione Europea. Questa è una di quelle. Siccome vanno pubblicati sul sito web, e qualcuno, il problema è, non è tanto che vanno pubblicati, è che se non li pubblicate, qualcuno vi dice perché non li pubblichi? Accesso civico. Quindi c'è il controllo dall'esterno. Che dice, ma io ho saputo, qualcuno mi ha detto, quindi pubblica, non puoi fingere che non hai dati, perché questo sarebbe un problema. Ora, questa norma è una norma che consente una ulteriore apertura all'esterno del contenuto dei provvedimenti che vengono adottati dall'ente a tutti i livelli, sia quello politico che quello gestionale. Il successivo argomento, non vedo domande, quindi io vado avanti, se ce ne sono potete formularle. Il successivo argomento riguarda proprio gli uffici. Allora, un altro tema sul quale si è visto che le amministrazioni non sono in linea con la pubblicazione dei dati è quello che riguarda i procedimenti amministrativi, classico nei comuni, negli enti locali. Allora, che cosa dobbiamo fare? C'è una sezione dedicata ai procedimenti, nella quale noi dobbiamo fare cosa? Con la mappatura dei processi dobbiamo verificare quali sono i processi che vengono svolti all'interno dell'ente e dobbiamo pubblicare l'elenco dei processi. Per ogni processo devo individuare il nome del responsabile del procedimento, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale. Preparatevi a leggere la parola istituzionale, che non è la PEC, è un'altra cosa. È la casella di posta elettronica semplice. In particolare, lettera D, per i procedimenti a distanza di parte, devo pubblicare gli atti e i documenti da allegare all'istanza e alla modulistica necessaria, cioè questa è la vera trasparenza utilissima, cioè quella che consente all'ottuagenario, fa freddo, di non uscire da casa e di poter sapere qual è il contenuto dell'istanza che può formulare e i documenti che deve allegare. Quindi questa diventa un piccolo ripasso della 241, mettiamola così. Gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica. Voi preparate dei modelli, dei facsimile. Ovvio che se loro non utilizzano il modello, l'istanza è ugualmente valida. Questo si sappia, è scritto sotto nel comma successivo. Okay? Poi, quali sono i documenti da allegare? Attenzione, voi dovete indicare bene i documenti. Perché? Perché colui che presenta l'istanza deve sapere subito quali sono i documenti da allegare. Se presenta l'istanza e mancano i documenti, voi dovete consentire l'allegazione postuma, se non si tratta di selezioni. Oramai anche nelle selezioni, sapete bene, il soccorso istruttorio a pagamento negli appalti è stato introdotto. Quindi è compito del responsabile del procedimento ricordare, è un'amministrazione servente, sei come un'agenzia di pratiche. Cioè devi ricordare al cliente, che diventa il tuo cliente, l'utente, devi ricordare, guarda che manca questo, questo e questo e questo. Si sappia, e qui so di entrare consapevolmente in un terreno sdrucciolevole, non esistono casi di sospensione del termine procedimentale, se non previsti da una legge dello Stato italiano.
Regione, Friuli, Venezia, Giulia, guai se mi fermo a Friuli, ok, vi conosco troppo bene. Però dal 2009 è lo Stato italiano che decide i casi di sospensione dei procedimenti, della durata del procedimento amministrativo. Perché? Perché l'articolo 29 della legge 241 del 90, adesso non vi sto lì a far vedere, però ricordatevelo, l'articolo 29 della legge 241 del 90, modificato nel 2009, dice chiaramente che la materia del procedimento amministrativo è una materia che rientra nell'articolo 117, secondo comma, lettera M della Costituzione, quindi competenza esclusiva normativa dello Stato. Qualche dubbio? Incertezza? Perplessità? Faccio vedere un comma? Un comma, ma un comma non costa niente. Allora, comma 5, 29, articolo 29, comma, eccolo qua, che vi faccio vedere, 2 quinquies, eccolo qua. Allora, di solito le leggi dello Stato si chiudono con una norma riferita alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, una norma di cortesia, di grande attenzione. Si chiede gentilmente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se vogliono, di adeguare il proprio ordinamento ai principi di una certa legge. Qua, brutalmente, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, non possono adeguare, adeguano, la propria legislazione non ai principi ma alle disposizioni del presente articolo. Cioè ti dice guarda, la legge 241 detta le misure minime di garanzia per il cittadino, vuoi prevedere un termine inferiore a 30 giorni? Accomodati, ma se scrivi 31 non va bene. Quindi per la legge 241 la sospensione dei termini si ha soltanto una sola volta quando debbo acquisire dall'interessato atti o documenti che non sono in possesso o detenuti da altre pubbliche amministrazioni, dalla Sicilia a Vittorio Veneto. Per 30 giorni. Se il documento invece si trova in una pubblica amministrazione sparsa e il cittadino gli dice guarda che ce l'ha il comune di Canicattì, la devi andare a prendere a Canicattì e non si sospende il termine procedimentale. Questo lo dice l'articolo 18,2 della 241. Quindi, per esempio, in materia edilizia, sapete tutti quanti che il DPR 380 del 2001 contiene moltissimi casi di sospensione e interruzione del procedimento di rilascio del permesso di costruire. Ma vi potrebbe essere un forte dubbio sulla introduzione di casi di sospensione o interruzione in leggi regionali o peggio in regolamenti, perché confliggerebbero con questa regola. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni della presente legge concernente gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato, di individuare il responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e quelle relative alla durata massima dei procedimenti, quindi non li puoi estendere. Secondo caso, non di sospensione stavolta, ma di interruzione, è il preavviso di diniego, un istituto che in Friuli Venezia Giulia ha avuto difficoltà ad entrare. Articolo 10 bis della legge 241 del 90. È un caso di interruzione. Fuori di questo, poi è ovvio che adesso non posso parlare di tutte le questioni, vi invito a leggervi la legge Madia, la legge 124 del 2015 e in particolare verificare cosa è accaduto con l'introduzione dell'articolo 17 bis
che ha introdotto il silenzio assenso nei pareri tra amministrazioni. Se l'amministrazione deve rendere un parere, non lo rende, organo anche, entro 30 giorni si forma il silenzio assenso. Se quell'amministrazione è preposta alla tutela di un vincolo o di una, diciamo così, la tutela di una materia delicata, potrei dire sensibile, il termine è 90. Spirati i 90 è come se avesse reso l'assenso. Saltano le conferenze di servizi, si salva soltanto la valutazione di impatto ambientale, l'AIA, la VAS, cioè tutto ciò che è nel 152 del 2006, cioè il codice dell'ambiente. Riflettete su questo tema, perché l'introduzione di questa norma ancora non è stata ben compresa. Considerate che se non risponde l'amministrazione è come se avesse risposto positivamente. Beh, lasciarvi così non mi va, quindi io non la commento neanche, perché ho delle idee un po' non in linea e quindi come magistrato devo star zitto. Però io il bar all'interno del Colosseo proprio non ce la faccio a vedere, perché questo succede. Se la sovrintendenza non viene, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, comunque denominati di amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici, bla 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 bla, andiamo avanti, ecco qui, e non interviene entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si forma l'assenso. Faccio vedere, eccolo qua, decorsi il termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato l'assenso, chiaro che, comma 1 ve l'ho letto velocemente, io ti mando la richiesta di concerto, assenso nulla osta, mi puoi dire, guarda, dammi un po' di tempo, nel senso mandami elementi istruttori, ok, allora si sposta di altri 30 giorni, dopodiché deve rendere entro 30 giorni l'avviso. Decorsi i termini di cui al comma 1, cioè i primi 30 giorni se non mi dice nulla, o i 30 giorni più gli altri, senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito. Queste disposizioni si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Per l'adozione anche di provvedimenti normativi, cioè devo scrivere il piano regolatore, un regolamento, devastante, devastante. Quindi tenete conto anche di questa novità normativa. Ritorniamo alla nostra trasparenza, che siamo qua, sì, eccola qua, e quindi vi dicevo, devo anche indicare quali sono gli uffici ai quali mi posso rivolgere per chiedere informazione, e poi guardate qui, devo avere i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. Come vedete c'è scritto che posso presentare un'istanza non allo sportello, ma con modalità telematica e senza che tu me lo chieda. Questo è un passaggio critico. Conto è la selezione, no? Concorso, bando. Se nel bando non è previsto possiamo discuterne. Ma se devo avviare appunto una procedura di rilascio di un permesso di costruire, io posso inviarla con modalità telematiche. Probabilmente per sicurezza del cittadino non vi arriverà in posta elettronica semplice, state tranquilli. Vi arriva in PEC, ma vi arriva in PEC. Quindi poi dovete essere in grado di gestire il procedimento così cominciato. Poi dobbiamo indicare sul sito web processo per processo il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante, quindi se ci sono casi di sospensione o interruzione, lasciate stare quello che vi ho detto, legittimo o illegittimo, nella vostra normativa, lo dovete scrivere qua, perché il cittadino deve sapere
quanto dura il procedimento e quante volte può essere sospeso o interrotto. Poi, i procedimenti per i quali il provvedimento è sostituito da una dichiarazione dell'interessato, sarebbe la DIA, la SCIA, la SIA, la CIA, tutti gli acronimi che volete, oppure il silenzio assenso. Quindi dovete svelare al cittadino se la presentazione dell'istanza senza risposta dà luogo al provvedimento favorevole. Poi dovete segnalare processo, quali sono gli strumenti di tutela del cittadino stesso, quindi dinanzi a quale giudice si può rivolgere. Cosa succede se vi è il silenzio inadempimento, nel senso che voi non avete risposto e non si forma neanche il silenzio assenso. Ancora, il nome del soggetto, ecco, questa è un'altra cosa che non si è trovata molto nei siti delle amministrazioni. Il dirigente che può sostituire il dirigente recalcitrante, diciamo così, cioè quello che esercita il potere sostitutivo. Va indicato la PEC, l'indirizzo di posta elettronica, per potersi rivolgere a lui, e questa indicazione ci porta all'ultimo argomento, che è l'accesso civico. Allora, abbiamo fatto una veloce carrellata, ma spero di aver toccato gli argomenti principali del codice della trasparenza. E allora, come avviene la verifica ab externo della completa pubblicazione dei dati che si ha l'obbligo di pubblicare? Attraverso una domanda molto simile a quella di accesso ai documenti amministrativi, che viene rivolta al responsabile della trasparenza, con la quale praticamente si dice: posto che quel dato, informazione o documento per legge deve essere pubblicato, ritenuto che io so che è stato adottato, non lo vedo pubblicato sul sito, chiedo che venga pubblicato. Il responsabile della trasparenza ha 30 giorni di tempo per rispondere. Se lui non risponde, l'interessato può chiedere al dirigente superiore. Se non risponde nessuno, viene da noi, va al TAR. Quindi la tutela giurisdizionale è come quella dell'accesso ai documenti amministrativi. Ora, la vicenda diventa un po' spiacevole perché attraverso l'accesso civico si può colpire l'ufficio che non è in linea con le regole di trasparenza. Perché? Perché l'articolo 5 dice, adesso vi faccio vedere giusto la norma, poi vi dico il contenuto, al comma 6, che la richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43,5. Che significa questa cosa? Che il responsabile della trasparenza, avvedutosi che l'ufficio per l'ennesima volta, non per una volta, per l'ennesima volta non ha pubblicato i dati che avrebbe dovuto pubblicare, deve informare di questa mancanza l'ufficio di disciplina o l'ufficio del personale e addirittura l'organo politico e l'OIV, perché per le conseguenze del caso. Quindi attraverso l'accesso civico c'è una pressione sui dipendenti, una pressione, e qui cerco di chiarire questo passaggio, mi stanno dando per disperso, ecco, aspettate che segnalo che sono ancora vivo, ecco, il codice di comportamento. Ora, di tutto abbiamo parlato oggi, tranne che di codice di comportamento, non era questo l'obiettivo, però voglio ricordare che il codice di comportamento, innanzitutto il DPR 62 del 2013, agli articoli 8 e 9 incide sul rapporto di lavoro di ciascun dipendente. L'operazione è questa: il dipendente, quando viene assunto, stipula un contratto di lavoro, all'interno ci sono le mansioni. Per effetto degli articoli 8 e 9, ora vi faccio vedere il passaggio, una volta redatto il piano di prevenzione alla corruzione e una volta redatto il programma della trasparenza, ma è entrata in vigore le norme del codice della trasparenza, i singoli contratti di lavoro sono stati aperti dal legislatore con un'operazione che si chiama eterointegrazione normativa del contratto. La radice è l'articolo 1339 del codice civile. E quindi che cosa è accaduto? È accaduto che, gli piaccia o non gli piaccia,
il dipendente deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano. Cioè ciascun dipendente dovrebbe andare a vedere il piano e vedere qual è l'ufficio dove lavoro, questo, qual è l'attività che svolgo, questa, fammi vedere un po' che mi hanno detto che devo fare, e deve seguire quelle regole che gli sono indicate nel piano indipendentemente da quella che è stata l'abitudine fino a quel giorno, perché altrimenti violerebbe, sempre molto in teoria, violerebbe le regole del corretto comportamento, violerebbe i doveri d'ufficio, via. Questo è il profilo importante. La stessa cosa accade per la trasparenza. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni dalle normative, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati. Quindi se io nel regolamento della trasparenza individuo le linee, i flussi di competenza nella trasmissione dei dati, a quel punto ciascun dipendente sa che quello è il suo ulteriore dovere d'ufficio, rispetto al quale non può debordare. Quindi ecco, un'attenzione da parte del singolo dipendente nella verifica di quelle che sono le competenze proprie indicate nel piano di prevenzione della corruzione e nel programma della trasparenza. Questo è un passaggio importante. Io sono un fautore di una fase di metabolizzazione abbastanza lunga, ma non lunghissima, di queste norme, perché sono norme difficili da interpretare. Avete visto, abbiamo impiegato quasi tutto il pomeriggio e vi ho detto soltanto una parte di quello che avrei dovuto dirvi, quindi non credo che sia saggio per un paese che vuole crescere andare subito a colpire, controllare e sanzionare chi sbaglia. Glielo devi far capire, quindi devono essere, diciamo, atteggiamenti persuasivi, ok? Poi certo, indubbiamente poi ci sarà la fase di controllo. In ANAC la pensano in modo un po' diverso, sono un po' più rivolti già alla fase di controllo e sanzionatoria, quindi stanno verificando un po' i siti delle varie amministrazioni, ma in realtà che cosa fanno? Quando colgono una inadeguatezza, un'incompletezza, scrivono, è una sorta di ravvedimento operoso, scrivono dicendo guarda, mettiti in linea, in riga nei prossimi 30 giorni, quindi ti aiutano in questa fase di crescita del paese, perché effettivamente le norme, lo verificate quotidianamente sul campo, non sono facilmente intellegibili e soprattutto impattano sull'attività quotidiana di ciascuno di voi in modo particolarmente incisivo. Grazie. Devo fermare qui? Vabbè, se non ci sono domande mi fermo qui. Grazie. Grazie. Ringraziamo il dottor Toschei, che così conoscevamo già, ma ogni volta ci stupisce anche se ci spaventa, ma noi sappiamo come prendere con la giusta dose di attenzione. E a nome dell'amministrazione comunale che ci ha ospitato e dell'amministrazione provinciale che ha collaborato nella realizzazione di questa giornata, ringrazio tutti i partecipanti. Saluto e arrivederci alle prossime occasioni legate alla formazione e alla trasparenza. Grazie.